Questo impianto sportivo è, diciamo, oggi è arrivata questa inaugurazione dopo il completamento che abbiamo previsto dell'esterno, dove abbiamo chiesto un ulteriore finanziamento al Ministero di 160.000 euro che ci è stato concesso, e quindi lo riapriamo alla città, ma è un'opera che è partita con l'amministrazione Ferro come provincia, che ha proseguito poi la fase della progettazione della gara con l'amministrazione Bruno, e oggi noi abbiamo deciso di completarlo perché era troppi anni che è stato costruito, onestamente, quindi abbiamo deciso di completarlo e quindi di inaugurarlo. C'è una società che sicuramente la gestirà, perché abbiamo fatto un bando pubblico ed è stata quasi aggiudicata, stanno per definire l'aggiudicazione. Ha presentato un bel progetto, quindi utilizzare questa struttura non solo per il calcio adotto, ma anche per il tennis, come disciplina si potrà fare il tennis, la pallacanestro e la pallavolo. E quindi è un progetto che permette anche a questa struttura di essere utilizzata al meglio, e anche nel periodo estivo, per come è stata costruita, aprendo i laterali anche durante il periodo estivo non si avrà l'effetto serra, che è una cosa che normalmente succede in queste strutture. Questo è un quartiere in cui, a parte il palazzetto, ci sono pochi impianti sportivi, ragion per cui non solo abbiamo voluto inaugurare questa struttura, ma abbiamo previsto che nell'area di fronte al liceo scientifico di proprietà della provincia, il comune ha presentato un progetto che è stato approvato con i finanziamenti da parte della regione per un impianto sportivo in continuità con quello che dicevamo prima, cioè dotare questo quartiere anche durante il periodo estivo, e non solo, perché è molto popolato ormai questo quartiere, di strutture per i giovani, e quindi, come diceva lei, anche dare un senso di legalità e abituare i giovani alle discipline, ma anche al rispetto, perché disciplina sportiva oggi significa anche rispetto delle persone, diciamo, rispetto tra i ragazzi, e quindi rispetto umano, che è una cosa importante che dobbiamo insegnare ai giovani. Lo sport è importante perché evitiamo che siano per strada, e quindi, come dire, non li perdiamo i giovani attraverso lo sport, ma li recuperiamo e soprattutto li educhiamo per il nostro futuro, per il futuro della nuova classe dirigente.